Eccoci anche oggi, un'altra grande giornata. Abbiamo appena fatto la spesa perché siamo in partenza verso il Gran Sasso. Faremo 1700 metri di dislivello e poi ci accamperemo sul Gran Sasso a Campo Imperatore. E si parte verso Campo Imperatore. Leggera salita, Praticamente. Vediamo indicazioni per Campo Imperatore. praticamente dobbiamo sempre seguire sta 17 bis. Bis, sì. No, io pure vado in bicicletta. 11 di mattina. Arrivati ad Assergi, davanti a noi si vede la funivia all'arrivo, ma noi la faremo tutta in bici facendo il giro e quindi arriveremo fra non meno di 3 ore. Ci siamo appena lasciati alle spalle la base della funivia di Campo Imperatore, quota 1100. Partiamo verso gli ultimi 1000 metri di dislivello per arrivare a quota 2100. Quota 1400 circa, stiamo salendo alla grande, quota 1600 metri. Allungato per 27 km ai piedi del Gran Sasso, l'altopiano di Campo Imperatore ha una quota compresa fra i 1500 e i 1600 metri, salendo verso ovest fino ai 2130 metri del nostro arrivo. Campo Imperatore, spettacolare, sulla destra la vetta del Gran Sasso, sulla sinistra l'arrivo della funivia di Campo Imperatore. Eccoci, Campo Imperatore, alla grande. Bella! Stay strong! Freddo indecente! Il tempo purtroppo non è più dei migliori. Ora ci stiamo rifocillando e tra poco scenderemo per cercare un accampamento. Eccoci in attesa della carbonella, Critchell che prepara le melanzane, Mutti che scruta l'orizzonte. Fai vedere dove siamo, ragazzo. Ce lo siamo guadagnato. Che questo pasto fantastico. Follie, follie, alla grande. Ecco, Critchell le prese con la griglia, Riccardo. E alla grande ci stiamo godendo questo tramonto pazzesco. Siamo nel piccolo Tibet, siamo solo noi. E gli arrosticini. Pazzesco, altopiano del Gran Sasso, questa notte ci siamo accampati esattamente qui dietro e ora scendiamo. Dopo aver attraversato per intero l'altopiano, iniziamo a scendere scorgendo ampi panorami tra i più belli d'Appennino. Il territorio è quasi tutto spoglio di vegetazione, sia per la quota altimetrica sia per il disboscamento avvenuto in passato per creare pascoli. Ecco, ora scenderemo fino a Castel del Monte. Poi risaliremo e dopo scenderemo ancora dietro a Santo Stefano. Lungo la discesa incontreremo poi questi borghi esistiti per secoli in queste vallate selvagge. Cito ancora Castel del Monte, porta di Campo Imperatore per chi sale da dove noi scendiamo, Santo Stefano, Calascio con la sua rocca che costituirà la prossima tappa del nostro itinerario. Di nuovo in salita, siamo tornati quasi a 1500. A margine di Campo Imperatore, Calascio offre un bel panorama sulla piana di Navelli.
Nel centro storico, tra scalinate, stradette selciate e qualche antico edificio, una stratina sale, prima al rinascimentale oratorio di Madonna dei Monti e poi a Rocca Calascio, tra i monumenti più noti d'Abruzzo, fondata intorno all'anno 1000 e dotata di 4 poderose torri cilindriche. Eccoci in direzione Sulmona. Dopo che ieri sera abbiamo preso un diluvio, prima di visitare le grotte di Stiffe, ci siamo fermati in un hotel. Questa mattina siamo partiti. Stiamo percorrendo questa bellissima strada in mezzo ai boschi dell'Abruzzo. Mi aspettavo ci fosse più civiltà, in realtà non c'è nulla tranne qualche paese. Stiamo salendo verso Raiano, dietro di me le gole di San Venanzio. Adesso scenderemo e visiteremo l'eremo di San Venanzio e scenderemo lì nelle gole. Posto spettacolare, selvaggio. Domani affronteremo il passo San Leonardo che ci porterà poi definitivamente sulla riviera. Eccoci arrivati a Sulmona, acquedotto romano in centro della città e sullo sfondo la Maiella. Eccoci dopo la giornata di oggi trascorsa a Sulmona e in questa splendida valle tra Maiella e Gran Sasso. Ora sono quasi le 7, la temperatura si è abbassata a 30 gradi e ci stiamo dirigendo a Pacentro. Si intravede sulla sinistra. Mangeremo e dormiremo lì e domani mattina attaccheremo il passo San Leonardo, che ci permetterà di scavalcare esattamente al centro di questa valle il gruppo della Maiella. Ora godiamoci questa golden hour. Eccoci a Pacentro, bellissimo borgo medievale, sullo sfondo si vede Sulmona e in fondo Raiano, dove siamo stati a visitare l'eremo di San Venanzio. Pronti? Dopo aver visitato il castello di Pacentro, ora siamo all'attacco dell'ultimo passo del viaggio, Passo San Leonardo 1280, se ricordo bene, 10 chilometri. Con la Maiella. Eccoci, passo San Leonardo. Stiamo salendo ancora su
questa strada. Stamattina siamo arrivati al passo San Leonardo, siamo scesi lungo la valle, siamo arrivati verso l'ora di pranzo a Caramanico Terme. Ora stiamo risalendo per andare a vedere l'eremo di San Bartolomeo. Ecco, siamo venuti a questo sentiero e ora ci dirigiamo verso l'eremo di San Bartolomeo, Monte Amaro, Maiella. Devo dire che fa caldo, però qui siamo intorno a quota 850-900 metri, quindi si respira abbastanza. Abbiamo lasciato le bici, stiamo scendendo verso l'eremo di San Bartolomeo. A dire la verità, stiamo passando in mezzo a un incendio avvenuto circa 2 settimane fa. Dovremo scendere in mezzo con la gola. Eccoci arrivati all'eremo. Salendo all'eremo ed entrandovi si nota che il primo locale è una chiesa dove si conserva ancora l'altare. A sinistra dell'altare una porticella conduce alla piccola e spartana cella eremitica. Ecco, siamo scesi da lì lungo il bosco, siamo arrivati lì, siamo risaliti e ora ci troviamo sull'eremo, su questa stupenda bastionata rocciosa. L'escursione all'eremo di San Bartolomeo testimonia come in passato la montagna della Maiella fu anche luogo di spiritualità. L'eremo, incastonato nella roccia, è databile sul finire del 1200, quando vi dimorò il futuro Papa Celestino V. Eccoci. Dopo essere scesi dall'Appennino, in arrivo al mare. Siamo arrivati al mare dopo essere scesi dalla Maiella ed esserci fermati in visita a Chieti. Esattamente a Francavilla parte la Via Verde, una pista ciclabile ricavata sul sedime di una ex ferrovia, completamente affacciata sul mare, che seguiremo poi fino all'ultima tappa del nostro viaggio, Vasto. Giunti sulla costa dei Trabocchi, purtroppo questi ultimi giorni non sono all'insegna del bel tempo, infatti ieri abbiamo preso nel tardo pomeriggio 2 temporali e ora ci dirigiamo verso Vasto. È uscito il sole. Stiamo salendo verso Punta Aderci, l'ultima vista prima di arrivare a Vasto. Eccoci arrivati a Vasto, ultima tappa del nostro viaggio in Abruzzo. Arrivo a Vasto, alla grande, la fine del viaggio.
Vasto, 25 agosto 2021. Si conclude qui il nostro viaggio. Abbiamo percorso esattamente 1400 km in 4 settimane. Siamo partiti da Tarvisio con Erika, ci siamo poi diretti al mare fino ad arrivare a Grado. Da lì mi sono collegato con un treno ai due amici Critchell e Riccardo a Città di Castello. Da Città di Castello siamo scesi per tutta l'Umbria. Abbiamo poi attraversato in Abruzzo, Massiccio del Gran Sasso e Maiella. Siamo poi arrivati al mare ieri, abbiamo percorso tutta la costa dei Trabocchi, la bellissima ciclovia sulla ferrovia dismessa, e oggi siamo arrivati a Vasto, che è l'ultima città dell'Abruzzo. La vedete, è già Molise, quella costa là in fondo è già Molise. Anche quest'anno è stato in Italia, dopo l'anno scorso in cui ho percorso Toscana e Lazio, la parte nord del Lazio, la Tuscia. Quest'anno un altro viaggio nel centro Italia. Alla prossima, alla grande.